Stiamo leggendo alcune pagine degli Atti degli Apostoli e cerchiamo in queste pagine come la primitiva comunità diventava comunità, in che maniera i primi cristiani comunicavano tra loro, in che maniera i primi cristiani camminavano verso la comunione degli animi. E abbiamo visto, necessariamente trattandosi di una realtà storica, bisogna anche considerare gli aspetti negativi, in che maniera la comunione dei primi cristiani veniva messa in pericolo, quali erano gli ostacoli, le crisi che nascevano. È chiaro come il discorso sia attuale, perché noi tutti desideriamo ardentemente la comunione degli animi, tutti desideriamo comunicare gli uni con gli altri nel modo più autentico e tutti quanti sperimentiamo continuamente le difficoltà della comunicazione umana. È una comunicazione evidentemente che non riguarda soltanto le comunità cristiane, ma riguarda ogni situazione nella quale alcune persone vengono in contatto tra loro. La famiglia, marito, moglie, genitori, figli, le situazioni di lavoro, tutte le situazioni umane sono situazioni di comunicazione. In esse è possibile un crescere della possibilità comunicativa, è possibile anche un degradarsi di questa capacità, sono possibili crisi, interruzioni, sofferenze. Quindi noi leggeremo questa pagina, che è tratta dal capitolo sesto degli Atti, domandandoci non soltanto che cosa è avvenuto nella primitiva comunità, ma che cosa può avvenire in ogni momento di comunicazione umana. Che cosa nella città, nella vita dell'uomo, può favorire il rapporto degli uni con gli altri, che cosa invece lo può interrompere, che cosa lo può minacciare. Spesso noi ci arrestiamo soltanto a considerare le gravi minacce della comunicazione umana, quelle nelle quali il dialogo viene interrotto dalla violenza, dal litigio, dal contrasto che assume forme macroscopiche. Tuttavia, l'importanza di queste letture è di indicare a ciascuno di noi come anche nella nostra vita quotidiana, se non coltiviamo continuamente la capacità di apertura, si verificano delle smagliature, delle rotture che gradualmente provocano delle crisi nelle comunità. Dobbiamo quindi leggere queste pagine non soltanto pensando ai grandi eventi che segnano il corso della nostra vita, ma tutta la vita quotidiana, quella nella quale la realtà della comunicazione autentica va continuamente ristabilita, mentre dobbiamo ogni giorno cercare di lottare, di mettere da parte, di sciogliere quei nodi che ci impediscono di parlarci gli uni gli altri con franchezza e con amicizia. Qual è dunque la pagina che vi propongo questa sera? È tratta dal capitolo sesto degli Atti, racconta un episodio di crisi nella primitiva comunità e potremmo dare come titolo di questa pagina alle origini delle crisi di gruppo. Come nasce una crisi di gruppo, una crisi di una piccola comunità come era la comunità primitiva, come viene fuori, come viene analizzata, come si scioglie. Leggiamo dunque prima di tutto il testo. In quei giorni, dice il testo, moltiplicandosi il numero dei discepoli, gli ellenisti incominciarono a mormorare contro gli ebrei, perché nella distribuzione quotidiana le loro vedove venivano trascurate. Allora i dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, dissero: «Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Cercate piuttosto in mezzo a voi, o fratelli, sette uomini di buona fama, pieni di spirito e di sapienza, che noi preporremo a questo servizio. Così noi ci dedicheremo pienamente alla preghiera e al ministero della parola». Questa proposta piacque a tutta l'assemblea e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di spirito santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. Siamo dunque di fronte a un episodio della primitiva comunità. I nomi che vengono ricordati sono quelli di alcuni antichissimi discepoli. A noi non interessano tanto in questo momento i particolari storici
Interessano le situazioni permanenti che possiamo cogliere in questo episodio. Alcune di queste situazioni non possiamo sottolinearle questa sera, anche se sarebbero molto importanti. Per esempio, la centralità per la comunità primitiva della preghiera e del ministero della parola è la realtà più importante alla quale gli apostoli devono dedicarsi. Tuttavia, non va trascurato anche il servizio delle mense, cioè il servizio del pane, l'aiuto a coloro che hanno fame. E l'episodio potrebbe essere letto da questo punto di vista. Qual è il rapporto che deve esistere nell'azione umana tra il servizio alle necessità immediate del prossimo, il bisogno di pane, e il servizio alle necessità più profonde, il bisogno di preghiera e di parola che dia significato alla vita? Ecco dunque un aspetto sotto il quale il testo potrebbe essere letto e considerato, perché è un testo ricchissimo. Io mi limito questa sera a considerarlo sotto l'aspetto della crisi comunicativa che si compie nella comunità. Questo testo è inquadrato in un fatto che è un fatto estremamente positivo per la primitiva comunità, cioè il numero dei discepoli si moltiplica. Dunque la comunità, che prima era soltanto un piccolo gruppo di credenti, gradualmente cresce. Ed è importante questa crescita perché la comunità ormai non è più soltanto un piccolo gruppo di amici, ma incomincia ad avere delle necessità organizzative. Deve crearsi, per così dire, dei quadri. E allora quella che era l'amicizia, la fraternità semplice dei primi giorni incomincia a complicarsi con problemi concreti, diremmo noi, di burocrazia, di gerarchia, di amministrazione. E la comunità non deve rifuggire da questi problemi, proprio perché, diventando una grande comunità, deve rendersi conto della molteplicità dei servizi a cui deve provvedere. Che cosa avviene però in questa crescita della comunità? Crescita quindi di servizi, di organizzazione, anche un po' di burocrazia, avviene che delle disfunzioni emergono. E dice il testo, gli ellenisti cominciarono a mormorare contro gli ebrei perché nella distribuzione quotidiana, distribuzione di cibo per le persone bisognose, le loro vedove venivano trascurate. Dunque, che cosa avviene nella comunità? Si inizia un momento di crisi. Crisi molto più seria di quanto forse la prima lettura del testo non lascerebbe intravedere. Non si tratta infatti soltanto di una crisi organizzativa, ma come dice il testo, parlando di categoria di persone, ellenisti ed ebrei, è anche una profonda crisi culturale. Anzi, esaminiamo prima di tutto questo aspetto. Qui si parla dunque di ellenisti e di ebrei. È un modo di dire abbreviato che indicava da una parte i cristiani che parlavano greco, d'altra parte i cristiani che ancora parlavano la lingua aramaica. Al di là però di questa differenza linguistica, che potrebbe essere approfondita dal punto di vista storico, perché non conosciamo tutte le circostanze precise di questo episodio, al di là dunque di questa differenza linguistica incominciava a delinearsi una differenza culturale. Concretamente i cristiani provenienti dal paganesimo e invece i cristiani che provenivano dall'antica tradizione ebraica. Ora, questi due gruppi, col crescere della comunità, sentono emergere le loro differenze. E noi vediamo già qui all'orizzonte la gravissima crisi, lo scisma, per così dire, che si verificherà nel primo e nel secondo secolo dopo Cristo e che forse la più grande, la più terribile prova che la Chiesa cristiana abbia mai attraversato, una prova non ancora risanata dopo tanti secoli. Cioè una frattura tra coloro che provenivano dall'antica tradizione ebraica legata alla Bibbia letta in ebraico e in aramaico e all'Antico Testamento e coloro che invece provenivano dalla tradizione pagana. Se tutto fosse andato secondo verità e secondo giustizia, questa
scissione non avrebbe dovuto avvenire e certamente la storia della Chiesa nei secoli sarebbe stata diversa. Invece gravi sofferenze sono derivate alle chiese dei primi secoli proprio per questa frattura che si è verificata già ormai pochi decenni dopo l'inizio della predicazione. E qui abbiamo un primo momento di questa frattura che però, come vedremo, viene ancora provvidenzialmente risanato. Dunque c'è un mormorio della comunità. Questa parola, che a noi sembra una parola abbastanza semplice, ha una storia molto antica, è una costante, per così dire, della storia di salvezza. Se noi leggiamo la Bibbia, fin dalle pagine che ci raccontano l'uscita degli ebrei dall'Egitto, noi troviamo questo mormorare, diremo oggi, questo brontolare e, in forma più grave, questa interiore e sorda ribellione del popolo, il quale fa fatica ad abituarsi alla libertà, fa fatica a tener dietro al ritmo di Dio che vuole creare un popolo autentico, che vuole fare da un popolo schiavo un popolo libero. E quindi noi leggiamo nelle pagine dell'Antico Testamento più volte la menzione di questo mormorare del popolo, il quale non resiste al ritmo di Dio. Vediamo per esempio nell'Esodo al capitolo 14, ai versetti 10 e 11, l'espressione tipica di questo mormorare del popolo. Quando il faraone fu vicino, gli ebrei stavano, nel momento in cui stavano uscendo dall'Egitto, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora, dice il testo, gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore, dissero a Mosè: forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare e serviremo gli egiziani? Perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto. Dunque, qui vediamo la caratteristica nostra, la caratteristica di ciascuno di noi, che fa fatica a seguire il ritmo della liberazione di Dio, quindi si lamenta e quindi mormora e quindi trova difficoltà, emergono problemi. Ecco come il popolo di Dio cammina, noi camminiamo attraverso a continue risorgenti difficoltà. È interessante vedere come avviene, nel brano concreto che stiamo esaminando, la soluzione concreta di una difficoltà. C'è dunque al fondo, abbiamo detto, una divergenza culturale grave, la quale si esprime però anche in una difficoltà organizzativa. Nella distribuzione quotidiana di cibo, cioè nel servizio della carità che già vigeva nelle comunità primitive, a imitazione di ciò che si faceva nelle comunità ebraiche, le vedove di un gruppo venivano trascurate. Quindi c'erano delle disfunzioni nel servizio della carità. Quando questa disfunzione crea la difficoltà, il disagio, la sofferenza, come reagisce la Chiesa primitiva? Come reagiscono i dodici apostoli, che sono i rappresentanti di Gesù in mezzo alla comunità, che sono l'autorità nella comunità? Forse potremmo immaginare un momento come gli apostoli avrebbero potuto reagire a questo malcontento della Chiesa primitiva e come noi talora siamo pronti a reagire di fronte ai malcontenti, alle difficoltà che nascono in ogni tipo di rapporto umano, sia nel rapporto singolo, io-tu, sia nei rapporti di amicizia, di comunità, di gruppo, sia nei rapporti di ogni tipo nella società. Nascono spesso disfunzioni, malcontenti, sofferenze. Ora, le reazioni che noi siamo soliti avere sono molto diverse e soprattutto le reazioni che talora hanno coloro che hanno responsabilità di questi gruppi. C'è la reazione dell'ascolto paziente di queste difficoltà, che però alla fine non interviene e lascia tutto come prima. E spesso noi siamo portati a questo tipo di reazione, lasciare che gli altri mormorino, si lamentino e non fare nulla.
C'è la reazione che consiste invece nel raddoppiare gli sforzi perché le cose vadano meglio, quindi interessarsi del problema come tale, anche questo è importante perché il problema possa venire risolto. Ma qui, come in altre pagine della scrittura, la reazione dei dodici è molto più significativa. I dodici, radunata l'assemblea dei discepoli, non dicono semplicemente cerchiamo di fare le cose meglio, ma dicono andiamo alla radice dei problemi. Qual è in questo caso la radice dei problemi? È che noi abbiamo organizzato questo servizio della carità senza tener conto di una visione globale dell'impegno della comunità cristiana. E allora ci siamo perduti nel nostro modo particolare di servire, sono nate disfunzioni, sono nate difficoltà e non valgono rimedi settoriali. Bisogna ripensare lo scopo per cui noi facciamo queste cose. E lo scopo fondamentale è quello della crescita della fede nella comunità. Lo scopo è quello della comunione profonda da raggiungersi attraverso la preghiera e il ministero della parola. Dunque, la soluzione non sarà semplicemente di potenziare le strutture così come sono, ma sarà di creare dei servizi nuovi che corrispondano alla complessità che la comunità ha raggiunto. Alcuni uomini, 7 uomini, saranno scelti tra la comunità per curare questo servizio. Gli apostoli, che prima venivano impegnati dal servizio delle mense, non riuscivano a portarlo avanti bene, prenderanno maggiore coscienza del loro bisogno di dedicarsi interamente alla preghiera e al ministero della parola. E dice il testo, questa proposta piacque a tutta l'assemblea. L'assemblea che prima mormorava, che prima era divisa, vede qui una vera soluzione. Non è dunque soltanto una soluzione settoriale, eliminiamo questo o quest'altro inconveniente, ma è una soluzione che va alla radice dei problemi. Perché le cose non andavano bene? Non soltanto perché c'era una ruota dell'ingranaggio che non funzionava, ma perché la nostra visuale dell'impegno di comunità non era più del tutto chiara. Ed ecco qui un insegnamento che queste pagine ci lasciano anche per noi, tutte le nostre disfunzioni concrete di servizio, di comunicazione, di rapporti, spesso possono essere risolte guardando al problema singolo, cercando di togliere il malinteso, l'inconveniente, la difficoltà, ma molto più spesso esigono che noi ripensiamo ai valori di fondo di ciò che stiamo facendo, perché come comunità cristiana abbiamo compiuto certe scelte. Queste scelte a che cosa ci impegnano? Quale divisione di lavoro, quale gerarchia di fini queste scelte ci impongono? E allora chiariamo ciascuno il nostro compito, le nostre possibilità, in maniera che con pace, con gioia e con impegno si possa veramente servire il popolo di Dio. E ciò che si applica alla comunità cristiana, credo che possiamo applicarlo a qualunque tipo di rapporti tra persone. Perché stiamo insieme? Perché portiamo avanti questa comunicazione? Che cosa vogliamo ottenere? Quali sono i valori di fondo? Cerchiamo di distinguere i valori di fondo da quelle che sono le difficoltà e i problemi settoriali. Chiariamo cioè la visuale. Ed è una delle liberazioni profonde che la fede e la parola di Dio danno all'uomo, quella di chiarirgli le visuali della vita. Per cui tutte le difficoltà, i problemi settoriali possono essere riportati ad una chiarezza globale, nella quale noi ci domandiamo che cosa ci si chiede di fare, come, perché, e allora ripensiamo ai mezzi e ai modi con cui possiamo pienamente servire la comunità. Ci auguriamo dunque che questa pagina degli Atti degli Apostoli ci inviti a riflettere più profondamente sul come viviamo le nostre realtà di comunicazione, quali difficoltà le insidiano e quali sono le vere soluzioni profonde dettate dalla fede e dalla parola di Dio che ci permettono di superarle.
Prendiamo questa sera anche noi il libro dell'Esodo, al capitolo sedicesimo, e ascoltiamo una frase di questo libro. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne. I figli di Israele dissero loro: «O fossimo periti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo dinanzi alle pentole di carne, quando mangiavamo pane a sazietà, mentre voi ci avete condotto in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine». Abbiamo ascoltato poco fa le parole dell'arcivescovo Monsignor Martini, parole che hanno ruotato attorno ad un verbo, il verbo che ora abbiamo riascoltato in questa pagina dell'Antico Testamento, in questa pagina famosa del libro dell'Esodo. Il verbo è il verbo mormorare. E questo verbo cade in una cornice che per la Bibbia è particolarmente significativa. È una cornice, si può dire, quasi impressionante. Noi cercheremo innanzitutto di ricostruire questa cornice, che all'orientale dice moltissimo, mentre all'occidentale, a noi, risulta piuttosto lontana, risulta qualcosa di esotico. La cornice è la cornice del deserto, questa realtà che l'orientale sente vivissimo dentro di sé, sente continuamente presente, perché i confini stessi dell'esistere e del vivere sono proprio scanditi dal verde, dall'acqua e poi da questa immensa distesa che significa soprattutto morte, che significa soprattutto solitudine, anzi, che nella Bibbia e nel mondo orientale diventerà il simbolo del nulla, del vuoto totale. Appena finisce l'ultimo filo di erba, l'uomo capisce che ha tra le mani ormai la sua vita, e la vita è legata ad un filo fragilissimo che si identifica spesse volte semplicemente con la pista del deserto, quella pista che permette di andare ad incontrare quelle minime oasi che permettono la sopravvivenza. Ed allora, nell'ambito di questa cornice, è ormai il deserto del Sinai, è ormai Israele immerso in questa specie di nulla, in questa specie di grande crisi. In questo momento Israele sente che si verifica anche qualcosa di più profondo, che non è soltanto legato all'aspetto esteriore, alla vicenda esteriore, alla geografia, diremmo noi, allo spazio. Si sta per verificare qualcosa nel paesaggio interiore della propria vita. Che cos'è questo episodio? Che cos'è questa vicenda? Che cos'è appunto questo mormorare? Che cosa significa il deserto come paesaggio interiore? La risposta è molto semplice. Chi ha potuto vivere, sia pure per breve tempo, l'esperienza del deserto, si accorge che l'uomo perde tutte le costruzioni, le sovrastrutture, le fantasie di una società super affluente, la società del benessere. L'uomo si riduce ormai all'essenziale. Ci sono solo due realtà che lo preoccupano: il cibo e l'acqua. Quest'ansia profonda della sete, quest'ansia profonda del poter sopravvivere, aggrappati a questo filo esilissimo. C'è nel libro di Giobbe, un libro famoso dell'Antico Testamento, una frase, una descrizione, un quadretto vivacissimo, impressionante, tipico proprio di questa esperienza del deserto. Egli dice: «Gli amici mi hanno abbandonato e sono simili a quegli uadi, a quei torrenti che nel deserto avevano sì un filo d'acqua. Le piste del deserto non portavano loro, ma le carovane le hanno cercate, e a un certo momento hanno trovato in quel torrente soltanto un po' di sassi, hanno trovato soltanto aridità, e così hanno perso anche la pista. E quindi per loro comincia la morte». Il deserto allora è proprio la riduzione, direi, dell'uomo ai problemi fondamentali, all'essenziale, alla sua radice. Si spoglia l'uomo di tutte le cose secondarie, di tutti i problemi relativi, e va a cercare il cuore dei problemi. Ed ecco appunto nel deserto la grande scelta. Israele sta camminando nell'ambito di questa steppa, la steppa del Sinai, una steppa terribile, una steppa inesorabile, continuamente battuta dal sole, una steppa che non permette quasi la sopravvivenza. Ed è lì che sente la forte tentazione, quella tentazione che è espressa in maniera luminosa da questo versetto, da questi versetti che abbiamo letto. Israele ha davanti a sé due strade. Ridotto com'è all'essenziale, può scegliere la via di Dio o può scegliere invece la via della nostalgia, la via del tornare indietro.
del ritornare ancora sotto la cappa di piombo, sì, se si vuole, della schiavitù egiziana, ma anche sotto la tranquillità. Rischiare è troppo pericoloso. Ed ecco allora questo verbo, la mormorazione. La mormorazione è, direi quasi, l'invito profondo che scaturisce dentro di sé, che scaturisce nell'interno della persona, per cui la persona si abbandona, per cui la persona ormai sceglie un'altra strada più comoda. Le due vie che stanno davanti a chi cammina nel deserto ormai diventano estremamente limpide, diventano una specie di simbolo che noi tutti riusciamo a capire. Noi tutti ci troveremo prima o poi nella nostra esistenza nel deserto. Sarà quando dovremo fare la grande scelta, la scelta della via del bene, come dice tante volte la Bibbia, o la via del male. E su queste due strade si gioca il nostro destino. L'uomo del deserto non è più disturbato da cose esteriori, non ha più tutte quelle che chiamavamo le sovrastrutture della civiltà, è ridotto all'essenziale, cerca solo l'essenziale e deve decidere, come fa ogni uomo, continuamente ed eternamente, tra il bene e il male. E Israele ha scelto, in questo momento almeno, di non fidarsi di Dio. Ha scelto di mormorare, questo verbo caratteristico del mondo orientale che non indica semplicemente qualcosa, diremmo così, di curioso, qualcosa di insoddisfatto. Il mormorare indica invece, nel linguaggio della Bibbia, il rifiutare la proposta di Dio. Indica in pratica mettere in crisi questa via che Dio continua a disegnare. Ed ecco allora quell'appello che si sentirà parecchie volte nel libro dell'Esodo. Costruiamoci degli dèi che camminino davanti a noi, che ci facciano vedere altre strade. Noi oggi ascoltiamo, attraverso questo messaggio del deserto, ascoltiamo un grande invito. Un invito che è formulato parecchie volte nella Bibbia, che è formulato in forme diversissime, ed è il desiderio, l'invito a incamminarci sulla strada del bene, sulla strada che Dio traccia. Ora il Sinai è ancora, per buona parte, quasi totalmente un deserto. Nel Sinai c'è un punto di riferimento però attualmente, per tutti noi credenti, ebrei e cristiani. Questo punto di riferimento è il Sinai. Nell'ambito di questa cornice ancora oggi impressionante, questo monte che cambia continuamente colore delle ore, questo monte che rappresenta e che ricorda l'incontro misterioso tra Dio e il suo popolo, in quel monte ora c'è, ai piedi di quel monte, c'è ora un monastero. È un monastero in cui sale ancora continuamente a Dio la preghiera. Questi monaci passano 8 ore della loro giornata pregando, 8 ore lavorando e 8 ore riposando. E continuano a diventare per tutto il mondo e per tutti coloro che cercano Dio un simbolo. Il deserto che ha registrato le grandi sconfitte di Israele deve diventare anche, come per Israele là al Sinai, in un momento della sua storia, e per ogni uomo deve diventare ancora una volta il segno di un incontro. Noi, dice un salmo dell'Antico Testamento, cammineremo dietro i tuoi sentieri, o Signore, e non cercheremo altre strade perché esse vanno verso la morte.